Questa è la manovra dell'abbattimento di Equitalia, della ratizzazione delle cartelle e della previdenza che chi vuole uscire prima ci va chiedendo un prestito, Landini. No, a me pare che questa sia la manovra, poi come si diceva non si capisce a modo perché il testo non c'è e ogni giorno ce n'è una nuova, ma a me pare che questa sia la manovra dal mio punto di vista offensiva per chi onestamente paga le tasse in questo paese. Per me questo è il punto. Per me questo è il punto, perché quando nello stesso giorno escono l'Istat e l'ex ministro Giovannini che come commissione ci indicano che in Italia siamo a livelli di evasione che sta crescendo, non calando. E ciò che fa il governo politicamente è dire che quelli che non le hanno mai pagate possono essere condonate o hanno trattamenti migliori, allora a me viene rappresentando, e non penso solo ai lavoratori dipendenti che pagano l'IRPEF, penso al limite anche a quegli imprenditori seri che non hanno portato né i soldi all'estero e che al limite avevano delle difficoltà, che però hanno pagato e che oggi vengono vessati. Perché un governo deve produrre una cultura, un'etica. Le tasse, se tutti le paghiamo, se tutti pagano le tasse in base al reddito e alle proprietà che hanno, pagheremmo meno tasse, Zanetti, e avremmo più servizi e più tutele. Questo è il punto singolare. Aspetti, è un po' singolare, perché se si legge i giornali oggi, non Landini, il sindacato, un cittadino, ma autorevoli esponenti delle agenzie delle entrate, hanno detto che siamo di fronte a condoni, addirittura hanno detto che siamo di fronte al condono Maradona o al condono Corona, no? Certo. E lo dico brutalmente perché io insisto. Posso avere i nomi e cognomi di questi autorevoli esponenti? Insisto. Posso avere i nomi e cognomi? Non l'ho interrotto io. Ma l'ho interrotta io. Diciamo, è una posso cosa avere i nomi e cognomi dopo? Quindi ho detto uno era giornali, Crozza che ha fatto prima. Non è un autorevole esponente dell'agenzia delle entrate. È autorevole, ma non è esponente dell'agenzia delle entrate. Landini, poi Formigli, prego di... No, perché voglio far vedere un sondaggio, sì, che allora, ci non stupirà. Siamo solo di fronte al condono, io insisto. Perché se questa è la cosa, faccio io una richiesta. Io adesso sono per richiedere, visto che il 90% delle entrate IRPEF è del lavoro dipendente, allora penso che bisogna togliere. Togliamo la ritenuta alla fonte al lavoro dipendente, e poi se la facciamo come gli altri, e poi vediamo questi soldi dove li vanno a prendere. Però mi permetto di dire anche un'altra cosa. Qui non siamo solo di fronte a un condono. Qui siamo, perché in Italia ci sarebbero anche le leggi che hanno fatto contro il riciclaggio. Io mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Quando si dice ci sono 150 miliardi di contante in giro, non sono né di lavoratori dipendenti, né di pensionati, né di persone oneste. Difficile che e allora noi stiamo, con questa operazione, noi stiamo facendo il riciclaggio di Stato, no, e stiamo favorendo così la malavita organizzata. Non questo è il dato, non perché questo è così l'elemento. Ascolti di Formigli e per e il governo dovrebbe combatterla assieme a noi, non venirci a raccontare che questo serve a far funzionare la giornata. Caso Corona, Corona gli trovano 1.700.000 euro sotto nella soffitta che lui ha guadagnato andando a fare evidentemente serate, prestazioni professionali al nero. Quindi evasione, non attività illecite, certo, tipo malavita organizzata. La fa franca? No, la domanda è, Corona la fa franca? No, certo. Paga il 35% sul 40% delle imposte, paga il 35% sul 40% dovuto, quindi avrà anche uno sconto. Certo. Avrà uno sconto. Certo. Pagherà il 36 addirittura, sì. Paga le imposte. Ha fatto una fatica a metterla nel soffitto che gli va a fare. Che avrebbe dovuto pagare, quindi, su, certo, quei redditi. No, però dico, è una persona, quindi, che va aiutata. Quindi, ma quindi Fabrizio Corona è un furbo e io sono un vischero. Sì, perché, esatto, perché ho sempre, esatto, pagato le tasse e se le ho pagate in ritardo ho pagato la tasse. 3 miliardi e 8 mi pare. No, quella italiana che ne ha portati pochi, che hanno bisogno di più soldi, ma la cosa vera è che vogliono dare il messaggio. Io su questo davvero mi indigno, di nuovo l'estero. Mi indigno, perché qui quelli che si fanno il mazzo, che lavorano, che si alzano, che tengono in piedi questo paese, oggi sono dei coglioni perché hanno pagato le tasse. Benvenuto e quando Nando, io pago le tasse, Nando le pago anche per quelli che vanno. Come è andata? Buonasera a tutti.